Afera e senatorëve që çoi prapa hekurave ish ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe deputetin e majorancës Alqi Blako mund të konsiderohet si skandali më i madh i 32 viteve demokracisë në Shqipëri. Prej 2 vitesh, mediat e kanë shmontuar deri në detaje skemën e mega mashtrimit me djegësit e mbeturinave. Duke montuar cop për cop të gjithë puzzle-in e kësaj historie plot me drithije. Por ne sonte do të kërkojmë të hedhim dritë mbi një tjetër raport të dyshuar korruptiv mes politikanëve shqiptar dhe biznesmenëve italian të përfshirë në këtë aferë. Dhe njëri prej tyre është Gabriele Taroni Longinoti, një biznesmen ish ortak i Alberto Prezecit. Person kyç i sjelljes në Shqipëri i të paktin njërit prej inceneratorëve. Ho 51 anni, sono un imprenditore, la Lombardia, la città di Brescia. Io mi occupo del mercato del settore alimentare dal 2001, ho un'azienda a Dubai, un'azienda in Mongolia, Ulaanbaatar e un'azienda a San Paolo in Brasile. Personi për te i telefonit është arrestuar në Tiranë për llogaritë të drejtësisë italiane, i akuzuar për mashtrim. Të kujt tjetër? Përveç se ish ortaku të Alberto Prezecit, me të cilin kohë më parë kishin kryer shumë punë së bashku. Dhe pasi bëri pak më shumë se një vit burg, i zemruar për nxjerrjen jashtë loje nga ish ortaku, vendos ta fundos atë, duke dëshmuar për herë të parë mbi aferën korruptive të inceneratorëve. Gjithmonë, duke qenë i kujdesshëm që ta shpall veten si jo pjesë e ngushtë e pazareve. Një histori e treguar në veten e parë, që zbulon një tjetër copë të rëndësishme nga të fshehtat e këtij mega skandali. Cila është lidhja juaj me biznesin e inceneratorëve? Io non ho nessun business con gli inceneritori, però purtroppo chi mi ha messo nei problemi, sì, ce l'ha, assolutamente, il business con gli inceneritori. Il mio ex socio italiano di Monza, lui ho scoperto nel tempo che ha molto a che fare, però avevamo nella stessa azienda, avevamo lì due settori, uno energia e uno cibo, e io vedevo tutte le persone che passavano. Pikërisht, Gabriele i ka parë të gjithë personat që hynin në kompaninë e Bruno Prezecit, mes tyre edhe shqiptar. Io solo con uno ho parlato, col sindaco di Tirana. Pra e keni takuar personalisht? Jeni sigurt? L'ho incontrato due volte a Cioccolati Italiani. Siamo andati a mangiare al ristorante Tribe, perché lui diceva che era più buono di Nusret. Lui sapeva che venivo perché dall'Italia gli avevano detto che venivo e così lo incontravo. Po çfarë lidhje kishte zoti Velia me kompaninë Bruno Prezeci? No, scusami, perché dobbiamo fare dei passi indietro. Questa azienda italiana ha comprato alla città di Costanza un inceneritore semiautomatico di seconda mano. È stata contattata dalla municipalità di Costanza in Romania per smantellare un inceneritore usato semiautomatico che la città romena di Costanza aveva installato, ma erano più i costi che i guadagni. Allora è stato disinstallato, la società è stata pagata dalla municipalità di Costanza 75.000 euro, cioè li hanno pagati per disinstallare l'inceneritore. Pra, rumunët kërkojnë që të heqin qafë një incinerator që nuk është as pak rentabël. E për këtë, janë gati të paguajnë madje edhe shifrën prej 75.000 eurosh. Dhe kërkesës së tyre i përgjigjet kompania Bruno Prezeci, me titular Antonio Prezecin, ortakun e Gabrieles. Questo inceneritore è stato smontato, portato via camion a Burago di Molgora. È stato messo a nuovo e è stato fatto un tentativo di vendita in Zimbabwe. Questi signori qui sono stati trattati come dei negroni con la sveglia al collo, ma non lo sono. Sono arrivati in Italia, la società italiana ha fatto questa società in Zimbabwe. Një kompani në Zimbabwe në emër të një shqiptari, i cili sipas Gabrieles është i shoferi i tij. È stato preso un albanese che ha sempre vissuto in Italia, Miljad Lopa. Senza dirmi niente, il Alberto Prezeci, il mio socio, gli ha fatto aprire al mio autista questa società in Zimbabwe. Ndërkohë që marrveshja pritej të konkretizohej, ekspertët nga Zimbabwe preferuan që më parë ta shohin impiantin e digës së mbeturinave dhe më pas të jepnin okejin për ta blerë. Por aty, menjëherë kuptuan se diçka nuk shkonte. Ovviamente, quando gli ispettori sono arrivati a controllare l'impianto, hanno scoperto dopo un secondo che questo impianto è sempre stato venduto come seconda mano a loro in Zimbabwe. Però l'hanno visto subito che era un impianto che a installarlo e a attivarlo sarebbe costato molto di più che a non prenderlo e andare su altre cose. Il valore dell'impianto con fattura 900.000 euro. Ricorda, cioè ci hanno pagato 75.000 per portarlo via. Sì. Comprato e portato a Burago di Molgora come rottame. È stato messo a posto, è stata fatta una fattura di vendita, è un contratto di vendita per
900.000 euro. Questi signori non l'hanno mai comprato. Dhe jo vetëm kaq, por qeveria e Zimbabweve kërkoi që ta ndiqte edhe në rrugë ligjore këtë tentativë mashtrimi. Allora, cosa succede? Il governo dello Zimbabwe denuncia questa società creata. All'interno ci sono anche un altro signore albanese, poi c'era, ed è anche presente nella società, nell'inceneritore a Tirana, l'addetto all'alzare la sbarra della Bruno Presenza SPA, è un signore handicappato che lo utilizzavamo per alzare le sbarre, il watchman, più l'autista. Praticamente lui ha messo tutte persone che prendevano massimo 1000 euro di stipendio al mese, gli ha probabilmente promesso 100 euro in più e questi hanno accettato di fare qualsiasi cosa. Si gjithon italianët, i prestanomi. Dhe këtu historia nis të bëhet më intriguese, pasi në loj hyn Shqipëria, e cila tregohet e interesuar për një impiant të refuzuar si i papërshtatshëm nga një shtet afrikan. L'impianto è fermo in azienda a Monza. Arrivano questi politici albanesi. La persona che ho conosciuto e gli ho parlato due volte è il sindaco di Tirana, questo ragazzo giovane, e ci ho parlato io personalmente. In pratica, cosa è successo? Che incredibilmente questo impianto, che pure in Africa era stato rifiutato, di più è stata fatta una denuncia internazionale contro queste persone, è stato acquistato per centinaia di milioni di euro dal governo albanese. Sipas Gabrieles, e gjithë xhiroja e lekëve në këtë afer bëhej nëpërmjet një lavatriçeje të vetme, një bank lombarde me një kapital prej 1.8 miliard eurosh. Tutto questi giri di soldi arrivavano tramite la Banca Popolare di Sondrio. C'è anche un bancario che hanno sempre utilizzato, che era lui l'esperto in fare tutti queste cose qua, è una persona molto importante dentro questo istituto bancario. Ovvio che devi fare un puzzle, perché quello che ti sto dicendo io è la linea imprenditoriale che conosco. Po çfarë lidhje mund të ketë kryebashkiaku Erjon Veliaj me këtë aferë? A janë të mjaftueshme vetëm vizitat e tij në kampaninë Bruno Preseci për ta konsideruar të përfshirë? Era Erjon Velia, sindaco di Tirana, e che aveva partecipato all'acquisto di quell'impianto spazzatura che noi non sapevamo come fare a guidare, e in azienda erano tutti contenti e dicevano: guarda, sono venuti qua tutti questi qua insieme, li abbiamo fregati e gli abbiamo venduto una cosa che era invendibile. Se una vite costa un centesimo e io la rivendo a 6 euro, nessuno al mondo potrà mai contestarla, perché se io sono un venditore e trovo te che sei mezzo scemo e ti vendo una cosa che costa un centesimo, te la vendo a 10, in uno stato come l'Albania, dove tutto è possibile, basta, perché vivete in un paese di corruzione assoluta, non c'è nessun problema. In Europa sarebbe un po' più complicato, in Italia, in Svizzera, in Francia, in qualsiasi paese civilizzato, persino in Zimbabwe è stato impossibile, ma in Albania si può fare. Nëse këto që ky zotria thot janë të vërteta, pyetja është, a u mashtruan shqiptarët nga ignoranca, apo ata pranuan që të ishin pjesë e kësaj skeme? Por ka edhe një detaj tjetër interesant, që nëse rezultoni vërtet, nuk mund të konsiderohet thjesht skandal, por tradhtie e lartë ndaj atdheut. Lo scandalo vero è quello tra l'Iran e l'Albania, perché lo scandalo vero è che l'Albania dice di essere sotto attacco degli iraniani, ma da quello che so io, l'Albania è stata molto felice di essere finanziata per questa questione dell'inceneritore dagli iraniani. Io ti posso dare nome, cognome e aziende. Il capo dei Pasdaran, il signor Ali Ali Abadi, è quello che ha dato i soldi per comprare l'inceneritore e ha finanziato in parte l'acquisto per questi centinaia di milioni alla Bruno Preseci. Ne e publikuam sot një dëshmi e një personi i cili sot ndodhet në Dubai, larg duarve të atyre që mund ta hetonin, edhe pse në fakt e kishin këtu deri para 4 muajsh. Kur apeli vendosi ta lironte, ai ishte gjithçka e mirë menduar për të kompensuar një dëshmitar i cili më pas u doli nga skema. Apo ishte thjesht një rastësi e cila çoi në hapin për gjysmë të një kutije pandore, me shumë të panjohura për të gjithë ne. Io sono l'unico che può dare il senso, la strada da girare, da seguire, perché io ero presente, e se non mi avessero tradito non avrei mai parlato.